Senti, mia cara, allora non puoi sbagliare. È vero o no che il nostro occhio riesce a contare fino a 1500 stelle tutte insieme? Perché il nostro occhio vede moltissimo, proprio vede tutto, è vero o no? Diciamo che è vero allora. Brava! Brava, è vero, è vero. Allora, è vero e chiediamo, perché è vero, chiediamo conferma a Luciano Quaglietti, esperto di fotografia astronomica. Buongiorno, 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 buongiorno e benvenuto. E ha ragione la signora Immacolata. Ha ragione, perché la pupilla dell'occhio, quando è abituata al buio, raggiunge un'apertura di circa 7 mm e questo ci consente di vedere oggetti molto deboli. Quindi si arriva a stelle che arrivano dalla prima alla sesta magnitudine. Intanto la signora Immacolata vince, superfluo dirlo, la nostra sveglietta di mattina. Senta, è difficile fotografare le stelle, ecco, quali strumenti e quali tecniche servono? Infatti noi vediamo qui tra l'altro sul tavolo e poi via via sì. Che noi parliamo si vedranno le fotografie. Diciamo che esistono diversi tipi di strumenti astronomici e ognuno dei quali poi è adatto ad un certo tipo di fotografia. E una cosa importantissima che oggi purtroppo noi astrofili qui non abbiamo è il cielo. Perché ultimamente con l'aumentare delle illuminazioni e l'inquinamento atmosferico questo ci porta a portare ad andare a 2000 metri circa d'altezza. La stiamo tra l'altro vedendo proprio all'opera. Ecco, lei si è specializzato nel fotografare le comete. Ecco, come si fa a fotografare le comete? Fotografare le comete è un argomento un po' difficile da spiegare su due parole, perché le comete diciamo che sono strumenti, sono oggetti estremamente deboli e quindi non so se possiamo dare un'occhiata qui alle nostre, alle nostre macchine, certo, alle nostre macchine fotografiche. Abbiamo bisogno di strumenti molto luminosi, sì, che abbiano delle aperture e degli obiettivi grandi e luminosi, e poi con l'ausilio di questa montatura equatoriale, che questa è una piccola montatura che noi portiamo in montagna da campo. Una piccola, in pratica. Piccola montatura, sì, beh, da campo. A confronto ai telescopi, diciamo, certo, dentro osservatori astronomici, questo consente, orientandolo verso la stella polare, questa qui, poi ci consentirà con un motore di poter seguire e le stelle a velocità siderale. In pratica compensa la rotazione terrestre. Incredibile. Ma la stessa davvero velocità. Molto interessante. Grazie, sì. Quaglietti.